era naturale che accogliessi la proposta dell'UDC in qualità di ex candidato sindaco nel 2019, ho accolto la proposta così come abbiamo fatto altre volte anche nei confronti di altre forze che non hanno la rappresentanza attualmente in Consiglio Comunale, e a maggior ragione perché questa è una situazione di notevole criticità e qui c'è stato l'interesse di tanti cittadini che hanno sottoscritto un documento per poter risolvere questo problema. Personalmente mi sono trovata in situazione di dover verificare che il problema è contingente. Sabato mattina passavo di qua, visto che frequento il quartiere per avere degli amici da queste parti, e ho trovato una persona che non riusciva ad attraversare, ha attraversato la strada solo perché gentilmente delle auto si sono fermate. Questa è una situazione che va assolutamente risolta e va bene denunciarla, l'abbiamo denunciato in Consiglio Comunale, continueremo a farlo e a sollecitare l'amministrazione perché si trovi la soluzione il prima possibile. Intanto voglio dire al sindaco che questo pericolo è stato segnalato qualche tempo fa dai cittadini al comune e l'ho segnalato anche io e con una segnalazione protocollata alla quale non abbiamo mai avuto una risposta. Il percorso che ho voluto fare per andare in aiuto alla richiesta dei cittadini l'ho fatto e l'avrebbe potuto fare anche il sindaco e magari avrebbe concluso molto prima di me. Questa è una strada, come ha detto anche l'assessore, extraurbana di categoria C, a traffico limitato secondario. E attraverso anche quello che dice il decreto è possibile fare gli attraversamenti pedonali e ciclopedonali, chiaramente con degli accorgimenti tecnici in tutto questo. Lavori che si sarebbero potuti fare in corso d'opera al momento della costruzione di questa strada tramite un accordo tra comune e società autostrade, che non sappiamo perché questo accordo non è stato portato avanti, ma ricordo che l'assessore Fanesi un paio di anni fa, tre anni fa, disse che questi accorgimenti, questi lavori si sarebbero potuti fare, l'avrebbero fatti come comune dopo che la strada è stata collaudata e, come da accordi che ci sono tra società autostrade ed enti locali, consegnata al comune. Adesso questo è stato fatto, quindi chiedo intanto un intervento forte su questa rotatoria perché è pericolosissima e non vogliamo vivere quello che abbiamo vissuto nell'incrocio di Rosciano nel 2021, dove c'è stata una situazione molto grave. E poi provvedere anche a liberare Rosciano da questa barriera che non permette ai cittadini di attraversarla per raggiungere il centro storico.